to decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe that we rely on. When I lay it on, come get to play it on, all my life to sacrifice. Hey, yo, listen what I say, yo. I got your hey. Molto piacere venire qui e con la nostra presenza aiutare qualcuno che sta in difficoltà. E non sono d'accordo con le scelte del mister, che ha messo in panchina, però è importante ritrovare tanti vecchi amici, tanti ex compagni, poi l'arecchio è un effetto particolare. Bravo, parla da sé, è il minimo che si può fare, è importante, oggi la cosa più importante è farle parlare. E non dimenticare di quello che è successo e le sofferenze che stanno avendo in questo momento. Un paese di montagna, fa freddo, vivono nei container e non bisogna dimenticare. Oggi è un divertimento, quando sono tornato per lavoro c'era la posta in palio, che erano i tre punti. E oggi è molto più rilassante sicuramente. È stato bello, insomma, rivedere i vecchi compagni, rivedere i vecchi amici, i vecchi compagni di tante battaglie. Fa piacere sempre tornare a Salerno, specialmente per una casa così nobile come quella di oggi. Sì, peccato solo per il tempo, perché secondo me ha tolto veramente la gioia a parecchi e di partecipare a questa grossa manifestazione di beneficenza per Amatrice e per i paesi terremotati. Un'occasione per vedere grandi amici, grandi giocatori e soprattutto l'hanno dimostrato, giocatori con cuore. Se sono arrivati dove sono arrivati è il cuore, e in questa situazione hanno dimostrato in questo momento ancora una volta di essere vicini magari a persone meno fortunate. Diciamo un modo di dire, no, è una bella cosa entrare in questo campo, è troppo bello. No, tanti ricordi ed è bello così. Spero veramente che questo nuovo anno possa regalare tante soddisfazioni alla Salernitana, perché lo merita. Grazie. Partiamo dal gol sotto la Sud, cosa si prova? È sempre un piacere, anche se ne ho fatte tantissime, è sempre come la prima volta, insomma. Quando ci hanno chiamato, insomma, ci hanno contattato, non ho esitato un minuto, insomma, a dire che vengo tipo a casolina a Salerno, quindi poi anche per uno scopo benefico in questo senso, insomma, siamo molto molto felici. Mi dispiace per il tempo, però purtroppo, insomma, non possiamo farci niente. Tornare a Salerno è sempre piacevole, poi anche per questa motivazione a scopo benefico assolutamente ci vede sempre contenti e felici di aderire. Ma no, è bellissimo, guarda, io dico sempre che Salerno per me è stata una delle tappe più importanti della mia carriera, perché sono arrivato che non ero nessuno, me ne sono andato che ero un giocatore per piazze importanti, quindi penso che sia per me tornare qua sempre bellissimo. Poi la curva sud, mi ricordo ancora gli incitamenti delle partite di quando giocavamo noi, che sono veramente stati e sono sempre nel mio cuore. Una bella cosa, perché appunto il motivo per cui siamo qua è un motivo bello, nobile, e la risposta è stata importante. Ho visto tante persone che da una vita non vedevo, quindi molto, è stato anche questo fantastico. Spiace per il tempo, perché poteva essere una festa ancora più bella, però che dobbiamo fare? Là non si comanda, quello che viene viene. Ho avuto la fortuna di vivere i momenti forse più belli della storia salernitana, e c'era un pochino sempre. Poi ho avuto l'ulteriore fortuna di non segnavo mai, ma avevo un paio di gol importanti, quindi questo ancora ha aiutato. Però di tutto quanto rimane il ricordo di 10 anni fantastici, dove penso che tutti quanti noi eravamo orgogliosi di quello che facevamo. Ma sicuramente è un'occasione per incontrare tanti amici che abbiamo passato anni bellissimi a Salerno, ma soprattutto è importante poter aiutare delle popolazioni che hanno vissuto e stanno vivendo un dramma come quelli di Amatrice, colpite comunque dal terremoto. Quindi una manifestazione importante, dove Salerno ha risposto con la vendita dei biglietti. Peccato per le condizioni atmosferiche che non hanno comunque potuto far venire più gente alle righe, però comunque penso che sia stata fatta una buona manifestazione. Get to play it on my life to sacrifice. Hey, yo,
Bello, sempre una grande emozione, perché al di là di tutto abbiamo vissuto una storia bella, forte, intensa, piena di emozioni, e quindi è sempre un piacere vestire questa maglia, questo numero che per me è stato importante, pesante, e cavalcare ancora questo terreno, insomma. Una bella emozione, poi soprattutto quando lo fai per una beneficenza importante, per chi soffre, per chi in questo momento vive grossi disagi, è una bella cosa che ti fa star bene proprio interiormente. Oggi c'erano veramente i fedelissimi, i soliti, quelli, io li chiamo gli immortali, che ci sono sempre. Sembra di non essere mai andati via da Salerno, sembra ieri, è come se oggi fosse stata giocata una partita di campionato e siamo qui a parlare di una vittoria. I cori fanno piacere, gli applausi fanno piacere, ma gli attestati di stima verso i giocatori, in questo caso miei nei miei confronti, che non sono stato un fenomeno, no, però ho contribuito a fare la storia della Salernitana, la storia di una città. La gente mi ringrazia, ma io sono per primo a ringraziare la gente, perché l'essere stati protagonisti non è stata solo una questione individuale o di un singolo, qua è una questione generale. E io devo essere sincero, il giorno che ho deciso a 18 anni di venire a Salerno, ho fatto la scelta più azzeccata della mia vita. È stata una bellissima giornata, dispiace solo per il tempo, perché magari potevano venire più persone, però è il messaggio che è uscito da questo stadio, quello che conta, cioè il fatto che quando dei nostri fratelli sono in difficoltà esce il lato migliore dell'Italia e degli italiani. Quando si tratta di dare una mano, Salerno con la società, dirigenza e calciatori è sempre pronta ad essere presente. Sì, assolutamente, su questo io non avevo dubbi, conosco un pochino i salernitani e quindi so di quanta bontà sono capaci, e lo hanno dimostrato anche questa volta. Sì, è importante che si ricordi nel tempo, nonostante comincino a passare dei mesi, che quella vicinanza dei momenti difficili va avanti anche quando sembra tutto tornare alla normalità, e ancora non siamo assolutamente nella normalità. C'è la straordinarietà di una stagione particolarmente fredda, e caldo deve essere il cuore non soltanto del calcio ma degli italiani nei confronti di Amatrice e di tutte le altre realtà anche più piccole, di tutte quelle comunità che hanno subito questo dramma che ha portato morte e distruzione. E credo che sia un modo non soltanto della Salernitana ma di tutta la nostra comunità sportiva di allenarsi anche dal punto di vista della coscienza e della responsabilità, perché il calcio ha bisogno a volte di rientrare un po' nella dimensione umana, di recuperare un po' quell'umanità perduta. A volte lo stress della competizione, gli aspetti anche un po' finanziari ci fanno perdere di vista quello che il calcio è stato nei decenni che ci hanno preceduto, cioè un grande fenomeno popolare che sa stare in mezzo alla gente e si sa far carico anche delle difficoltà delle comunità.